Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Lamesia Terme, nella Villa Comunale, uno dei posti, diciamo, più belli di Lamesia Terme, perché comunque è sempre una location che identifica la città. Ce ne sono tanti e in mia compagnia una persona che io potrei dire che è anche un simbolo della città, detto da questo punto di vista, ovvero Ippolita Luzzo, il regno del lit web. È in compagnia non soltanto di lei, ma anche di un libro che si... Pezzi del regno della lit web, quindi adesso le chiediamo innanzitutto come nasce il regno della lit web, ma anche questo libro che è una raccolta di quello che lei ha pubblicato. Allora, grazie e saluti a tutti voi. Io dico scherzosamente che Lamesia Terme ospita il regno della lit web, che è appunto come San Marino, diciamo così, ma è un'astrazione mentale e quindi è un luogo inventato che abita a Lamesia Terme. Questo luogo inventato compie 10 anni a giugno, ha fatto già 10 anni e ringrazio Riccardo come regalo di compleanno, come regalo decennale del blog, ha voluto appunto far sì che il regno venisse conosciuto da tutti voi. Ma dobbiamo dire anche perché comunque Ippolita è una persona sempre presente nelle iniziative culturali di Lamezia e questo è importante per la vita culturale della città, ma poi perché lei è una persona molto attenta a quello che sono anche le nuove tendenze. Io vedevo anche questo sui tuoi post su Facebook, tu sei contro tendenza, contro corrente, sei una persona che non si adatta a quello che sono le persone piuttosto che le idee comuni. Tu hai le tue idee, non ti pieghi a quello che sono anche le logiche commerciali o le logiche, diciamo, di mercato e vai per la tua strada. La cosa bella è avere un cervello e usarlo. Un giorno, scendendo dai gradini, dalle scale del Palazzo Nicotera, io davo dei giudizi su un libro che avevano presentato. Una signora accanto a me mi ha detto: ma te chi te l'ha dette queste cose? Ho detto: veramente, ognuno di noi ha un suo modo di pensare e può argomentare. Ecco, io lo dico sempre agli alunni, lo dicevo sempre: pensate con quello che vi dice il vostro pensiero. Allora, riprendiamo la nostra chiacchierata con Ippolita Luzzo, ma stavolta ci troviamo in una location molto differente, in una piazza, vediamo se è riuscita a capire dove, e questa piazza addirittura apparteneva al bisnonno... È intitolata al bisnonno di Ippolita, ed è importante, giusto? Ora glielo chiedo perché io voglio sapere. L'hai scelto tu però, Sì, l'ho scelto io non credo nel caso, quindi... Per dire il destino, no? Appunto, dico, la piazza è Piazza Felice Antonio di Ippolito e mia nonna è appunto Ippolita di Ippolito, perché Ippolita, io poi Ippolita. E dicevo prima, parlavo prima con Riccardo, che in effetti io sono una situazionista, che vuol dire che mi piacciono le situazioni, creare le situazioni, così come questa. Sì, questa è. Quindi per me, insomma, non è tanto importante, sì, sono importanti i libri, importante il cinema, importante qualsiasi opera d'arte come dettaglio, ma è importante proprio l'incontro. Sì. E l'incontro si fa tramite il libro. Assolutamente. Se non ci fosse il libro. È un pretesto. Così come mi piace adesso leggere quest'altro pezzo, fatto proprio per disperazione quasi di tanti giovani che vanno via dalla Calabria, ma dal sud in generale, per trovare lavoro, e questo impoverendo quello che è il tessuto sociale di una regione. E quindi così. E quindi si intitola Che torni a fare al sud. Che torni a fare al sud se non sei figlio di un assessore comunale? Se tuo padre non ha uno studio legale? Se tua madre non se ne intende col presidente regionale? Che torni a fare al sud laureato? Su, resta in campagna, coltiva polli e conigli, zappa la terra e vedrai quanti soldini farai. Forse mi sono ubriacata, forse non devo leggervi più, forse non sono adeguata e nel mio regno non so. Qui nel mio regno ho abolito i 4 punti cardinali, sapete, erano solo dei nani. Qui nel mio regno ho abolito il voto e ogni partito. Qui nel mio regno ho vietato la libertà costituita,
Ovviamente non esistono carceri. Chi sgarra verrà ostracizzato. Ho abolito il lavoro e il compenso. Chi fa, fa solo per sé. Se scherzo, è solo perché non mi piace la guerra, non mi piace l'insulto e la rabbia. E so quanto sia facile accendere roghi anche qui, nel mondo del sogno, del rigo e della fantasia. Certo lavoro non c'è, certo che c'è rispetto, certo che è tutto un casino, ma dappertutto si vive. E questo è quello che dicevamo prima, no? Cioè allontanarsi dalle liti, allontanarsi da quella che è la rabbia e allontanarsi anche da tanta retorica, sì, che spalma sui giovani la colpa di non voler lavorare, di non sapere, di non avere obiettivi, quando in effetti hanno distrutto veramente, hanno in generale, dico io con delle leggi, distrutto quello che è il lavoro e il rispetto verso il lavoro. Guarda, tu in questa descrizione del regno, insomma, del Litube, tu fai una descrizione utopica di un mondo che non esiste ma potrebbe esistere ed è molto bello. Poi parlavamo appunto prima di quello che è un po' il problema odierno, che è quello di esasperare gli animi. Io leggevo per esempio l'altro giorno su TikTok di un ragazzo che era andato agli esami di Stato con la maglietta "la scuola fa schifo". Il problema qual è? Il problema magari è che la scuola farà anche schifo, però se non ci vengono dati gli strumenti magari per avere una scuola in un certo modo, per studiare magari anche in maniera diversa da quella che è lo studio, uno studente non uscirà mai preparato e sarà difficile vedere le cose come le vedi tu, perché tu hai studiato comunque in un tempo dove le cose venivano imparate, apprese e assimilate. Adesso invece è tutto nozionistico, si parla soltanto per frasi ma non si legge mai il libro da cui viene tratta quella frase. Stai dicendo tutto questo bene. Vedi, allora quando uno c'ha sintonia, io e lei siamo molto sintonizzati, le cose non accadono per caso, anche scegliere questa piazza non è stato, diciamo, è stato casuale, e adesso perfetto, ci leggerà le libertà conquistate. Ok, e allora parola a perfetto quello che diceva Riccardo, senza che ce lo siamo parlati. Allora, cioè, sembra che siamo in un periodo di libertà, ma è un periodo di libertà falso. Allora, le libertà conquistate, la rivoluzione delle libertà al tempo della falsità, la libertà di essere ubriachi, la libertà di essere sgrammaticati, la libertà di essere scurrili, la libertà di essere, di andare denudati, la libertà di essere scemi in capo, liberi, finalmente liberi di dormire fino a mezzogiorno, liberi, finalmente liberi nelle tenebre come nel sferato, liberi, liberi nel letto, nella sessualità, dicono, liberi dagli affetti, dalle amicizie, liberi dal rispetto, liberi, liberi, hanno conquistato le libertà di essere scemi, liberi, finalmente liberi di scrivere qualsiasi cavolata, liberi dalla fatica, possono recitarla, liberi dal lavoro e dalla necessità, la regione li aiuterà, liberi, finalmente liberi, liberi dalla responsabilità di dire la verità, liberi della libertà, possono dir vittoria con la birra in mano. E la libertà non ce l'hanno. Guarda, infatti la parola libertà secondo me è molto abusata, certo, perché le persone pensano di essere libere, in realtà non lo sono, anche perché qualunque cosa loro facciano di volta in volta sono strumentalizzati da, non lo so, anche dal commercio, dal, non so, da chi vende di più. Adesso pensa a una cosa che mi è venuta in mente, una sciocchezza. Non so se tu sai adesso che su TikTok, diciamo in perverso, una ragazza che parla una nuova lingua, il corsivo. Certo che lo so. Dai. Certo che lo so. E quindi ci facciamo una risata, perché comunque dai, parliamo di corsivo. Ma vabbè, la lingua che non esiste ovviamente, però ne hanno fatto, diciamo, una, insomma, una cosa virale, perché poi comunque tutti adesso si parla di corsivo. Però mi ha fatto molto specie pensare a questo. L'hanno intervistata, le stavano facendo leggere la Divina Commedia in corsivo. Poi gli hanno chiesto: ma chi è che ha scritto questi versi? E le ha detto: non lo so. E cercava dietro il foglio chi avesse scritto questi versi. Ed era Dante. Cioè, è grave. Di
è grave, è grave la cosa. Allora, io non mi meraviglio più, non, nemmeno mi arrabbio, in fondo è un po' il declino della civiltà occidentale e questo mi fa così, insomma, mi fa specie, ma l'ho scritto già da tante volte, che vivevamo in un periodo di finzione e quindi addirittura questo è tutto finto olè. Cioè dare importanza a, oggi per esempio vedevo un'altra influencer, la Ferragni, con due pacche sul sedere, bello nudo, che faceva la foto e che aveva milioni di like, eccetera. Oppure vedevo la Soleri che diceva di essere la signorina nessuno, con le, perché lei fa una battaglia di libertà perché non si depila. Vabbè, ognuno fa quello che vuole. Ognuno fa quello che vuole. Libertà, l'abbiamo detto prima, libertà di essere scemi. Libertà di essere scemi, così come loro hanno la libertà e hanno tanti click, io ho la libertà di dire che sono scemi. Ognuno possiamo dire quello che vogliamo, tutto possiamo dire quello che vogliamo in un mondo finto, ecco, tutto finto lei. Vedete qua, finta la giornata della solidarietà, poi ci sono le giornate, finta la giornata della libertà, ogni giorno del calendario è una giornata dedicata a nessuno. Eppure ci saranno tavoli, ci saranno eventi e intorno un fiorire di salsicce arrostite. Finto il mondo delle adunate, dei congressi, delle tavolate, finti i premi, dal famoso Campiello con Vecchioni giurato il premio dei premi, con Targa annessa i premi di scambio. Io premio te, tu premi me. Nei vari paesi della penisola dove ognuno premia se stesso. Finti i partiti e le ideologie, ognuno sceglie in base al momento, all'alleanza, alla supponenza, nessun progetto che non sia contro, nessuna idea da difendere, una politica che si fa per un vitalizio, un conto in più. Tutto finto intorno a noi. E sull'individuare il finto si stampa, leggendo notizie che sono finte, vedendo programmi che sono costruiti per fare in continuo rimbecillire, puntando in giro il niente assoluto di un girovagare al nulla perfetto. Finte quel mondo, direbbe gli artisti e i pochi che sono rimasti a dirlo, contro i tanti ottimisti e felici che parlano e sparlano positività. Finta anche quella. Finto poi è il social, con le invettive, con le pagine già preconfezionate, con i necrologi ad ogni morto, con le liti su. Finto è il livore, eppure nefasto. Finto, eppure fa poi tanto male stare nel finto che non viene via. E le parole divennero finte. Cultura, giovani, emozioni, libertà. Finte oramai per tutta la gente legalità, bellezza e sanità. Senza un criterio con cui separare il finto dal vero non si può stare. Eppure anche il criterio viene sbeffeggiato, preferendo non averlo affatto, non fare fatica poi a spiegare cosa impone un criterio, un punto fermo. Così, in un mondo tutto finto, solo il dolore e la malattia restano veri, verissimi, nascita e morte con niente intorno. Guarda, mi piace tantissimo, però io su sto nascita e morte ti posso dire che anche quello, il dolore viene strumentalizzato. Se pensiamo che nei vari talk show vanno a parlare tipo la Barbara D'Urso, sì, vanno a parlare persone che si piangono, fanno e comunque, sì, vogliono accentuare il dolore di persone che magari, sì, se lo dovrebbero tenere dentro, invece in realtà ne parlano, è tutto ormai, diciamo, spettacolarizzato, sì, mercificato. Però, insomma, una che soffre, soffre, sì, e in, sì, quel momento io dico che il corpo è la verità. Sì, cioè la malattia che uno subisce la può spettacolizzare, però è la verità. Cioè il fatto che noi vediamo che ci trasformiamo, quella è la verità. Cioè io su questi punti fermi non si può. Poi certo, poi c'è la spettacolarizzazione, c'è il fatto che in un periodo avevo, non so che era successo, ma moltissime vedove, con tutto il rispetto delle vedove, sì, moriva il marito e faceva il libro.
Ah, ecco. Ma credimi, è stato uno seguito, no? Allora, per carità del Signore, con tutto il rispetto, no, delle vedove, quindi questo marito veniva idealizzato, diventava una persona, lo sarà stato sicuramente, perché altrimenti chi ci faceva il libro? Però andava di moda in questo modo. Adesso invece c'è la spettacolarizzazione della malattia propria, come dicevi tu, no? Sì. Che vanno lì a dire, ma io ho questa malattia, e poi vengono premiati perché hanno quella, ma è stranissima questa cosa, ma non è vero, ma non si fa. Ma io posso capire, guarda, sai, posso capire chi effettivamente soffre, effettivamente poi ne fa una battaglia, come capita, non lo so, io penso anche all'eutanasia, perché spesso e volentieri ne fa una battaglia. È una cosa serissima. È una cosa serissima. A favore dell'eutanasia, non so tu. Sì, io sono a favore anche, no, figura assolutamente anche. No, lo diciamo pubblicamente anche perché ognuno è libero di scegliere come vivere e come morire in fase di libertà. Siamo già in due. L'unica cosa che io dico è la spettacolarizzazione del dolore, che spesso e volentieri è brutta, cioè non è una cosa che sta fuori. A questo punto io direi 10 anni di Lit Web, 10 anni soprattutto di te che ti stai spendendo e continui a spenderti. Noi ne auguriamo, non come si dice, 100 anni, anche di più. Speriamo che insomma altre persone possano, diciamo, recuperare pure questo libro, perché diciamolo, questo libro qua non è facile reperirlo, no, giusto? Possono trovarlo sul sito della casa editrice Città del Sole di Reggio Calabria, avranno ancora delle copie. E ha avuto moltissime recensioni in questi anni, l'ultima è Vincenzo Politi, professore dell'Università di Barcellona di filosofia delle scienze, quindi è stato gradito, e tanto è vero che adesso uscirà questo qui, il primo pezzo non si scorda mai. Voglio dire un'ultima cosa, ecco, che cos'è la Lit Web? Una finestra sul mondo, con le parole di Raffaele La Capria, che è scomparso recentemente, e dice così: un'identità forte è una finestra sul mondo, capace di includere in sé anche le altre. Se è debole, invece, si limita a glorificare se stessa, rinchiudendosi nei confini del localismo. E a noi il localismo non piace. Noi siamo fuori, cioè io penso che si gira, ma poi probabilmente è questo che ti differenzia anche dalle altre persone. Tu non solo non ti conformi a quello che sono le mode, i social, quello che è, tu vai per la tua strada, e la tua strada ti porta a sperimentare sentieri nuovi, i famosi sentieri non battuti, ed è per questo che forse il successo arriva. Ed è questa frase che dice lui, è in Laborì, elogio della fuga, cioè sentieri inaspettati, quando in furia la tempesta e la nave si trova nel mare, allora i marinai possono scegliere o di andare incontro al temporale e finire insomma male, oppure scegliere sentieri inaspettati. Grazie. Libri TV, Riccardo Cristiano, La Mesa Terme.